Scusate, è brutto il panino con la salsiccia? Prendiamo la salsiccia. La buchiamo bene, magari con due mani, così si cuoce meglio prima. Più salsiccia, ovviamente. Cos'è quella dose? Padella antiaderente, fiamma media, andiamo di salsiccia, ciao. Nel frattempo facciamo gli archeologi, troviamo un peperone avanzato, lo tagliamo, lo usiamo. Non si sa mai cosa può nascondere il frigorifero. Appena soffrigge bene possiamo abbassare al minimo, eh. Il nostro compito non sarà difficile, dobbiamo solo girarla molto spesso e basta. Io ci caccio pure i peperoni. E adesso sarà una tortura perché ci sarà questo odore meraviglioso per un sacco di tempo, ma non possiamo mangiare. Io ho una fame. Ogni tanto dimenticala e lasciala là, non girarla, così viene tutta la bruciatura che è buonissima. Ormai hanno una bella faccia, possiamo scaldare il pane. È gelido, non lo devo croccare, solo scaldare. Fiamma media. Sul pane caldo mettiamo un sacco di stracchino, la salsiccia tagliata a metà e ovviamente tutti i peperoni. Chiudiamo e pronti. Mamma mia, che fame! E pronti. Mamma mia, questo pane è morbido, sta benissimo, che freddo, merda. Cambio location. Sta buono, questo pane è morbido, ci sta da Dio. Mamma mia, una pure grossa soddisfazione. Ci è voluta una vita a fare la salsiccia, ma ne valsa la pena. Non mi dite che voi fate salsicce Fiorielli, lo so, a me fanno cagare Fiorielli.